colore, quindi di cromatismo, mi sono accorta che ritagliavo soltanto immagini di parti del corpo umano, come se, e mi è venuto da considerare, beh, è quasi come se la Terra fosse viva, fosse una persona. Mi è sembrato, devo dire che quando me ne sono accorta, ovviamente forse i registi non dovrebbero raccontare questi retroscena, però quando me ne sono accorta che da una necessità banale, c'era anche una ciglia, sì, c'era anche un occhio chiuso, e quando mi sono accorta che da questa necessità anche banale veniva fuori un dato concettuale, mi sono molto emozionata, mi è sembrato bello. E sì, quindi collage e poi le testimonia della vera sceneggiatura. La vera sceneggiatura è stata scritta prima. No, però. Però sì, c'è sicuramente una stretta interazione quando cominci a disegnare o a costruire. Francesco l'avete visto, lui che a fare canta la tarantella, e Francesco è stato l'ispiratore, perché quando Facebook serve, Francesco è amico di mio vecchio amico con il quale ci siamo ritrovati su Facebook, e visto che guarda lui un giovanotto, c'è 24-25 anni, appassionatissimo, vabbè, un po' più stretto dalla madre vedova, come ha menzionato il paesino, ha avuto le storie calabresi, insomma, che ne anche... Sì, sì, la madre non lo vuole, ma... No, la madre non lo molla neanche sotto minaccia di bazooka, però è anche vero che Francesco potrebbe essere una persona triste, sconsolata o arrabbiata o depressa, e invece uno che si dà molto molto da fare per valorizzare per quanto si può questa frazione dove sono rimaste solo 22 persone. Scritto all'inizio, eccetera, e quindi abbiamo cominciato a parlottare e lui mi ha raccontato delle leggende che fondamentalmente sono due in realtà, cioè quella dei mostri pietrificati, e quella non è una leggenda, è un dato di fatto: in primavera da questo monte sgorga, per effetto probabilmente sgorga quest'acqua rossa, dove ci sono chiaramente minerali di ferro, ossido di ferro, e dall'altra acqua bianca, ma proprio bianca come la maglia di Livia, che è insomma carbonato di calcio per effetto di qualche altra intrusione, eccetera. La leggenda sul fatto che Carmela Lusso non esiste, esiste Carmela, di cui avete sentito la voce. Carmela Lusso non è mai esistita, non c'è una ninfa della Fiumara, che... Però ci stava bene. Ah, certo che ci stava, ti ringrazio. No, sulla ninfa della Fiumara devo raccontare però un aneddoto. All'inizio pensavo che questo cartone, cioè questa cosa, è diventata un cartoon soltanto dopo, perché all'inizio io pensavo a un action movie, facendo un'operazione post neorealista che ho già fatto con una comunità di bengalesi a Roma, insomma coinvolgendo tutto il paese, una storia alla Calatrava che chiama tutti i veneziani a parlottare del ponte. Insomma, sono andata a Molano, ho convocato il paesino, ho detto io vorrei fare questa cosa, ci sta, e c'era Carmelo, ecco Carmelo che sta laggiù zitto, è il presidente del circolo Apodia Fazzi, è un circolo che si occupa di cultura grecanica o calabro-greca, vabbè fate voi, e che ha coprodotto e ha fornito anche un valido apporto alla logistica, cioè la logistica significa che almeno mi ha scarrozzata avanti e indietro, cioè pioveva, era buio su questa strada che non c'è. Perché allora io pensavo di fare un action movie, quindi ho convocato il paesino, grandi bevute, tutti contenti, ma sono scesa dalla macchina e prima ancora di parlare con chiunque mi è venuta incontro una bambina
che si chiama Gloria ed è la figlia di Carmela. Gloria, 7 anni, alta così, che come tutte le bambine, che Gloria c'ha 2 fratelli, lei è la più piccola, come tutte le bambine è più intraprendente, no? Dei fratelli sono un po'. E mi ha detto: che parte mi fai fare nel tuo film? E devo dire che la prima partitura non era prevista, la prima partitura è stata scritta per Gloria, mi sono inventato il personaggio di Gloria e l'ho scritta in treno, tornando da Molaro, tornando a Roma. E Gloria, mamma mia, è un amore, cioè una cosa, è una tosta, è un amore, ma è anche una bambina molto tosta. Cioè è arrivata e ha detto: che parte mi fai fare? Io le ho detto: ti faccio fare la parte della Fatina, perché non mi veniva in mente nient'altro lì per lì. E poi è successo che dall'action movie, quando sono tornata a fare un sopralluogo, mi sono resa conto che a queste pietre era impossibile arrivare con una unità di produzione, perché bisognava far arrivare le macchine con gli elicotteri, cioè sono posti veramente difficoltosi da raggiungere normalmente, cioè sono posti su sentieri che le guide del CAI definiscono classificano come EE, che significa escursionisti esperti. Io ho detto: come faccio? Cioè, no, già ho faticato io a raggiungere un paio di questi posti. Ma è vero che anche il prete non ci no, va? No, sì, è proprio tutto così, l'acqua non è potabile. Dice che c'è la chiesa, ma il prete non ci va. La chiesa praticamente non è sconsacrata, ma il prete non ci va. Ma è chiusa. È chiusa perché il prete non ci va più, perché sono troppo pochi. Il fatto di essere troppo pochi significa anche che hanno poca incidenza. C'è anche il lato positivo, insomma. Il fatto di essere tanto pochi significa che non hanno potere contrattuale con la politica, cioè sta strada non gliela faranno mai. Mi dispiace che non si sia sentito alla fine, però Gianni l'ha sentito, è la parte del sindaco. Cioè, mi piaceva l'idea di chiudere con un messaggio di speranza, cioè finalmente approvato lo stanziamento per risanare la vallata. Ma non è una notizia vera. No, certo che no, figuriamoci. Io pensavo certo fosse vera. Perché l'abbiamo scritta bene, qui c'è Andrea che è un collega giornalista, cioè riusciamo a scrivere cose come se fossero vere. È una bellissima scena quella finale, il paesino, quando tu scopri praticamente il chitarrista. Il ragazzo che dice, quella è veramente molto molto grazie, molto suggestiva. Io sono molto legata a che la tarantella non c'era. Qui non c'era. Come non c'era? Non si sentiva la voce, ma c'è il sindaco. Sì, sì, c'è, lo dice. Era di più una versione. No, semplicemente si sente meglio a casa, cioè, va bene, insomma, non è stato modificato da quello che è stato. No, diciamo, io personalmente sono molto affezionata, non so neanche com'è nata, naturalmente non esiste nulla. Ma il sindaco di Molaro? Il sindaco Molaro è una frazione di Montebello Iorico. Ah, Montebello. Il sindaco di Montebello Iorico si è detto molto contento e spera che tutto questo porterà del benessere, come insegna Andrea, abile scrittore e giornalista. Io invece mi sono molto affezionata alla soluzione del mistero, cioè che ci sia una strofa misteriosa in una tarantella, è l'unica strofa che non è vera, non esiste quella strofa, non l'abbiamo scritta, e che dice: donna Carmela, vi tocca perdonare, eccetera, il gigante vi sta aspettando, eccetera. Quella è inventata perché bisognava trovare una soluzione al mistero nascosto nelle parole di una vecchia canzone tradizionale, e mi sono molto affezionata in realtà alla trascrizione grafica del perdono, cioè il dito di Carmela e il dito del gigante, che forse Carmelo riconosce, è una delle guglie di Pentidattilo, paese che vi suggerisco di andare in internet a vedere, perché
si tratta, perché è bellissimo, sembra veramente una mano. È una mano, da cui il nome. Io ci andavo da ragazzina e mi sentivo come... Ma è quasi abbandonato. No, invece Pentidattolo si sta ripopolando, c'è perfino un bar, ci sono dei negozietti, hanno fatto la strada, incredibile, io me lo ricordo diroccato. Il turismo lo sta facendo lì. Il turismo lo sta facendo Pentidattolo, sì, perché ci sono negozietti di artigianato, c'è un bar, voglio dire, ci sono, e ci sono delle case che sono abitate nuovamente, con mille problemi che si possono immaginare, però insomma, e c'è questa dito del gigante, ho detto boh, come lo disse lui, questo dito del gigante, e non so, insomma, io mi è piaciuta l'idea di prendere una delle guglie, perché quella roccia di Molaro da cui l'orco è una cosa gigantesca, cioè è alta 40 metri ed è solo la faccia. Cioè, il posto è veramente molto molto intrigante e molto potente, come diceva Gianni, solo da quelle parti possono esserci queste cose così forti, così... E va bene. E anche lavorate dai venti. Certamente, l'erosione. L'erosione dei venti, no? Eh sì, ma infatti la prof, che parla attraverso un computer che si muove... Non sono in paese questi posti, sono a 500, un chilometro, cioè non è, sì, è una vita proprio dura, dura, non c'è un alimentare, quindi se poco poco non fai la scorta di cibo, ti rimangono i prodotti della terra, però certamente se c'è la piena non riesci ad andare al supermercato, che il primo credo che sia Melito Portocarpo, una cosa del genere, cioè. Ma è Lido Porto Salvo, quindi insomma è proprio una storia dura. Se non succede qualcosa, io credo che questo paesino, questa frazione sia destinata a morire, e questo ci dispiace, ma ci dispiace soprattutto perché l'abbandono delle case significa anche abbandono delle terre. Degrado del territorio, in una stagione piovosa la montagna frana, perché quelle, lì c'è una coltivazione a terrazze, e quindi con muretti, se piove e non c'è manutenzione, non c'è coltivazione e non ci sono più radici che trattengano la terra, dopo due anni la collina è franata tutta, con tutto quello che significa, perché le fiumare sono impetuose, fanno molti molti danni, non tanto per l'acqua che già farebbe danni importanti, ma per quello che trasporta, perché trasporta detriti. E quindi sì, tronchi, pensi, tronchi, pietre, pietrisco, cioè ti trovi in mezzo alla fiumara, tra l'altro. Ma è successa la disgrazia. È successa la disgrazia alla Lamezia Terme 3 giorni fa, 4 giorni fa. Cioè questa signora si è sentita trascinare dall'acqua che trascinava la macchina, presa dal panico, uscì da boom, trascinati tutti. Perché? Perché a parte l'acqua c'è tutto quello che l'acqua porta dietro, si porta appresso. Questo insomma, però ci sono delle case pittate. Sì, perché dopo l'alluvione, io infatti ho detto, perché naturalmente hanno ricostruito loro e non sono riusciti, o perché non era possibile, qualcuno mi ha detto, perché mi chiedevo ma com'è che non c'è neanche un casolare antico, perché poi tutta la politica di riqualificazione passa anche attraverso, come dire, un concetto di bellezza. Bova, qui Carmelo, che è stato sindaco di Bova, lui devo, il mio primo film calabrese, devo dire, tanti, tantissimi anni fa. Carmelo è stato sindaco ed è nato in un paese, in una cittadina meravigliosa che si chiama Bova Superiore, che è un gioiellino, cioè nel senso che le chiese, le case sono, è un borgo antico. Allora mi sono detta, ma come fate a riqualificare il territorio se poi le case sono tutte, la più vecchia è degli anni 50, l'attrattiva non è Pentidattolo, insomma. E mi hanno detto, purtroppo quando è venuta giù l'alluvione del 52,
si sono accorti che la maggior parte dei manufatti erano così poveri, nel senso le case, le murature erano così povere, che non riuscivano neanche a ricostruirle. E seguendo quella cultura che preferisce avere una casa nuova piuttosto che risanare una vecchia casa, eccolo là che sono tutte case nuove e quindi pittate, cioè intonaco. Io ho detto chiamate una squadra di writer americani e vi fate colorare queste facciate, che insomma, cioè qualcosa bisognerà inventarsi. Così come sull'ecomostro a Saline, le fabbriche, quello che doveva diventare officine per le grandi riparazioni. Beh, delle ferrovie. Funziona. Petrochimica. No, quella no. Quel mostro dei grandi impianti, ferrovie. Sì, l'officina funziona. Sì, lo so che funziona, ma non si può guardare. Bisogna chiamare i writer e farlo dipingere. Beh, sì. Cioè, è un ecomostro bianco. Poi non so se funzioni. No, eh. No, non sì, funziona. Carmelo ha preso l'Itaci. No, l'Itaci ha preso un'altra, che sono le Omega di Reggio. Ah, le ex Omega. Cioè, capito, proprio questa zona sulla Ionica è veramente sventurata. Poi è un'area enorme quella. Comunque questo è, partendo dai collage, eccoci qua. Poi purtroppo abbiamo, scegliendo il cartoon, anche se poi è un cartoon particolare, insomma, un po'. E, ovviamente... anche di ricerca stilistica. Madre Santa, sì. Devo dire, tra l'altro, tutto quello che c'è dentro questo cartone è anche frutto di un... quindi la ricerca sul, a parte lo stile, ma anche sul piano dei contenuti, la ricerca idrogeologica, geologica, eccetera, la devo a uno stimolo datomi sempre da Carmelo, che è un po' un nome tutelare, no? Veramente io devo ringraziare moltissime persone. E Carmelo un po' di tempo fa mi disse, io gestisco un concorso letterario che si chiama Premio, i nomi sono greci e quindi non ce la faccio a ripeterli. È un concorso letterario, ci sono delle, a Bova, questo superiore, ci sono delle sezioni, lui mi disse perché non scrivi qualcosa? Io ho scritto un saggio di ricerca preliminare per arrivare alla sceneggiatura. Quindi mi sono messa lì a studiare la storia delle rocce, la storia del pentadattilo. Cioè, se c'è una cosa bella in questo mestiere che ti costringe a studiare anche fuori dall'età scolare, ti costringe a studiare. Quindi è stata un'esperienza molto bella. Ecco, ci sono domande? Parlato talmente tanto da stroncare. Hai risposto già tutto, quindi. Vabbè, sono chiacchierona. Ma io il turismo estivo aiuta un po' questo popolo, c'è il passione di giorno degli immigrati. Infatti, sì, non è meglio. L'impossibile ricezione. Digli ok e fine, basta. Ma lo lascio così, lo vedo. Lei ha visto come è disposta la vallata, no, come tutte le vallate, c'è una fiumara in mezzo, da una parte, nel nostro caso c'è questa frazione, che fino a 20 anni fa era abitata da 500-600 persone, cioè era un posto vivo, poi piano piano si sono tutti trasferiti sulla costa. E quindi quelli... Che c'era lavoro. C'era lavoro. E la quindi... Esatto. E quindi... Chi torna, perché è emigrato, torna a Saline Ioniche, non a Molaro. Si va anche il bagno. Si va anche il bagno. E ci sono anche dei bar. Non si sta più freschi. Ah, ma le correnti in quel tratto dello stretto sono molto fredde. Sì, le correnti dell'acqua. Dell'acqua sì, certo. No, ma i posti sono... E poi dall'altra parte, Fiumara, Molaro da questa parte, guardando dal mare, Molaro da questa parte, e da quest'altra c'è il comune incriminato da cui il sindaco, molto bello Ionico, che fa quello che può, insomma, un paesino di collina, di... fanno quello che possono, insomma, già non ci sono soldi in Italia, figuriamoci, è molto bello Ionico, fanno quello che possono, quindi... Sì, il turismo aiuta, ma non aiuta esattamente la frazione. Il mare.
Beh, sì. Cioè, nel senso che non ci sono neanche quelli che tornano dai paesi. Perché tornano dai paesi, ma tornano dai parenti che si sono trasferiti. Mano che è proprio visibile, bellissima, eccetera. Quindi sarà una delle frazioni probabilmente destinata a morire. Secondo me sì, nel senso che l'idea è stata quella. Stava per dire. No, stavo dicendo che c'è l'esempio di Riace, no? Certo. Magari. Cioè, tanto. La Riace è un paese grosso. Però potrebbero cominciare anche loro, tutte queste case le rimettono in uso per gli immigrati. Ma se non c'è l'acqua, se non c'è niente. Appunto, per essere povero un costurace, sindaco di Montebello. Pure lui. Ma il problema è che questa frazione, Montebello c'ha la sua strada, si sale, ma è dall'altra parte della vallata. Qui c'è una strada che coincide col letto della Fiumara, non c'è da sapere. Come succedeva, che ne so, la Croce Valanidi 30 anni fa, insomma, quando io ero ragazzetta, pure 40. Cioè, poi piano piano sono state fatte le strade, qui no. Perché siamo proprio davanti all'Africa, l'embo più meridionale d'Italia, continentale. Sì, 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 poco più avanti. C'è molto fascino in questo fatto di avere davanti l'Africa, non si vede, ma la questa cosa che noi siamo davanti da, no, come i punti geografici che non dicono niente. Uno va a Gibilterra, una roccia, cosa, dice, ma che, lì c'è l'Africa. Qui è molto lontana, però non so se si senta più l'Africa o la grecità di questi posti. La grecità. Più la grecità, sì, molto elegante il cosa, il cartone. Vedete quelle facce che parlano. Beh, io ho pensato che questi giganti, no, ma questa è la tutela ha richiamato molto la classicità. Beh, io ho pensato che questi giganti a tutela del territorio potevano essere solo che ciclopi. E quindi potevano essere solo che greci, e la colpa poteva solo essere l'infrazione a un obbligo di ospitalità, perché l'ospite per i greci è sacro. E molto, è stato molto divertente trovare le voci dei giganti, e che io ho sempre pensato che dovessero essere voci di greci che parlano italiano, e quindi sono andata a cercarmi tre greci a Roma che parlano quell'italiano lì con questo meraviglioso accento. Lei poi è bellissima, cosa. Makis, Dimitri e Maria, che sono venute una sera al Club Montevecchio, qui abbiamo la presidente, Lavinia, il Club Montevecchio è un altro cofinanziatore come voi, e siamo andati al club, abbiamo registrato la traccia audio con queste persone, è stato anche molto bello perché io non li ho fatti recitare, ho detto venitemi appresso, Salvatore che è qui lo sa, ho detto venitemi appresso, io davo la battuta e loro la ripetevano, e mi è piaciuto perché nella lingua dei calabresi c'è questa andatura un po' reiterata, favolistica, e non lo so, penso che sia venuta fuori. D'altra parte recitare è una cosa più complicata, insomma, o sei bravo bravo oppure diventa. Io però volevo fare un attimo una riflessione su quello che dicevi te sul concetto di grecità, no? Carmelo. Perché io sono amico di un calabrese che fa parte della minoranza albanese, della minoranza, volevo dire, albanese molto. Però lui racconta che praticamente loro sono l'ultima generazione che parla ancora albanese, perché le nuove generazioni non si stanno abbandonando completamente l'uso della lingua. Anche in Lucania. C'è una forte presenza, dove Pasolini ha girato, per esempio, il Vangelo secondo Matteo. No, lui un pezzo l'ha fatta, ma la maggior parte l'ha fatto in un paese vicino che è albanese. Ma infatti il problema che loro si pongono è rispetto a queste nuove generazioni che invece non parlano più, tendono, non lo so, poi questo era quello che mi diceva lui, che insomma tutti i giovani non lo fanno.
la stavano abbandonando, stavano perdendo l'uso. Guarda, qui abbiamo un illustre esponente di questo problema, per cui se Carmelo ci vuole dire due parole, soprattutto sul fatto che il loro circolo da tanti anni si chiama Circolo Apollia Fazzi, l'avete visto nei titoli, da tanti anni fa un lavoro di recupero, di tutela della lingua grecana. C'è anche un festival, era no? C'è anche un festival che si rifà, no? Vero? Beh, dove? Certo. Perché la lingua grecana, poi adesso Carmelo ce lo dirà meglio, quando eravamo piccoli era considerato parlare il dialetto, se no era un dialetto di pastori, di gente povera e quindi marginale, e sembrava un marchio infamante parlare questa lingua. E invece vi posso dire che quando presentammo a Bova, nell'ambito di un convegno, il mio primo film a Spromontano, poi ce n'è stato un secondo e questo il terzo, basta, e io ho visto un pastore illetterato, scolarizzazione molto bassa, parlare con il sindaco di Salonicco senza bisogno di interprete. Te lo ricordi, Carmelo? C'era il poeta e io l'ho beccato che chiacchierava, non dico animatamente, però che chiacchierava senza bisogno di interprete. E oh, signori, la lingua greca non è come lo spagnolo, cioè non te la cavi mettendo una S alla fine. Ma si incontrano molto questi a Sibari. Eh? A Sibari si incontrano molto queste persone. Guarda, Sibari non lo so, se vai alla stazione ferroviaria di Sibari e gli chiedi dove stanno gli scavi, ti dicono non lo so e stanno a 400 metri, quello è un classico. Dico, ma il dialetto. Sì, 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 sì.